due uomini, due persone che non abitavano nell'hotel Astor, sarebbero entrati nello stabile occupato nei giorni a ridosso di sabato 10 giugno, il giorno della scomparsa della piccola Cata. Chi erano? Un testimone avrebbe riferito che i due dovevano incontrarsi proprio con lo zio di Cata, il parente a cui la mamma Catherine aveva affidato la bambina. Potrebbero averla portata via con la macchina. Ci siamo presi sempre cura della bambina. È stato semplicemente questione di secondi. Lo zio della piccola, giudicato credibile, avrebbe riferito agli inquirenti di aver incontrato quei due uomini per lavoro. Ma il sospetto di chi indaga è che si sia trattato di un incontro legato al racket delle stanze occupate. Una guerra tra disperati, il possibile movente del sequestro di Cata. Alcuni familiari della bambina, secondo le indagini, avrebbero partecipato ai gruppi di stranieri che gestivano l'occupazione dell'ex hotel, poi sgombrato. Durante un recente diverbio, un occupante ecuadoregno ha denunciato di essere fuggito gettandosi dalla finestra dell'edificio perché temeva di essere ucciso dalle persone che volevano entrare con forza nel suo alloggio. Tra loro ci sarebbe stato anche lo zio di Cata, che però ha riferito di essere intervenuto solo per lamentarsi del troppo rumore. Quando è arrivata la mamma, la bambina non c'era. È andata in camera delle altre bambine che giocavano e non era neanche lì. L'abbiamo cercata in tutte le stanze e non c'era più. Intanto, il fratellino di Cata, che era con lei il giorno della scomparsa, è stato ascoltato dagli avvocati dei genitori. In modalità protetta, con l'aiuto di uno psicologo, si è cercato di stimolare i ricordi del bambino, perché ogni dettaglio può essere utile. Noi stiamo male, la famiglia male. Se qualcuno lo guarda, qualcuno lo ha visto, posso chiamare la famiglia, chiamare il carabiniero, qualcuno, per favore. La pista più battuta dagli inquirenti per la scomparsa di Cata sembra essere una vendetta legata al racket delle stanze occupate. Cata è stata cercata in ogni anfratto dell'ex hotel, è dunque evidente che da lì è uscita. Possibile che nessuno abbia notato niente? Perché questo silenzio da quasi un mese? Paura o ricatto?